ragazzi, ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovo vlog. Ebbene ragazzi, alla fine mi sono ritrovata costretta, tra virgolette, a parlare anch'io di questo argomento, che poi tra l'altro nell'ultima live domenicale vi avevo detto che probabilmente non avrei fatto un video su questa questione. Però la verità ragazzi è che avete rotto le palle. Adesso lo ridico nello stesso modo in cui l'ho detto per Pokémon Go. Ovviamente non mi sto riferendo a voi specificatamente che state guardando questo video, ma mi riferisco a questa questione in generale. Ormai ragazzi, chi è che non conosce il caso di Marina Joyce, la youtuber che da un po' di tempo a questa parte si comporta in maniera estremamente strana nei suoi video, ed è per questo motivo che il suo caso si è diffuso a macchia d'olio, tant'è vero che questa ragazza ha superato i 2 milioni di iscritti in un tempo record. Vi parlo rapidamente delle cose sporadiche che ho visto in giro su YouTube, tra l'altro, perché ormai ne hanno parlato tutti. Ebbene ragazzi, questa ragazza ha cominciato la sua carriera su YouTube in maniera totalmente normale, era una ragazza normalissima. Da un po' di tempo a questa parte nei suoi video ha cominciato a comportarsi in maniera molto molto strana, e per diverse ragioni a me sconosciute molte persone hanno cominciato a fare supposizioni su quello che potrebbe esserle successo. Quindi la fantasia generale si è scatenata in una maniera allucinante. C'è chi ha detto che addirittura sia l'ISIS ad averla rapita e a tenerla ostaggio in casa sua e a costringerla a fare video. Cioè ragazzi, già solo a dirlo è veramente ridicolo. C'è chi ha detto che è vittima della violenza del suo ragazzo, che la tiene soggiogata e che la costringe a fare video. E poi ci sono state altre teorie, che probabilmente la ragazza magari abbia problemi di droga, oppure, secondo me quella più plausibile, la ragazza abbia problemi mentali e soffra di qualche malattia che la fa comportare così come la vediamo nei video. Prima di tutto ragazzi, voglio appunto dire, ma scusate, cioè in base a che cosa uno dovrebbe fare supposizioni sul caso? Cioè perché io dovrei stare lì a mangiarmi il cervello e a creare la teoria che probabilmente lei sia vittima dell'ISIS, che probabilmente lei sia vittima del suo ragazzo? Cioè in base a cosa io dovrei azzardarmi, senza avere alcuna base, alcun fondamento, a formulare qualsiasi teoria ragazzi? È questo che a me un pochino disturbata, perché le persone ragazzi sono morbose, ecco, questa è la verità. Perché questo caso si è diffuso in maniera così rapida? Perché la gente è morbosa. La gente appena ha letto qualcosina del caso subito è andata a guardare i suoi video per vedere come la ragazza si comportava in maniera strana e quindi cominciare a fare teorie assurde su quello che potrebbe avere. È veramente assurdo. Quella dell'ISIS ragazzi penso che sia la teoria più ridicola e assurda che io abbia sentito su questa questione. Perché per quale ragione l'ISIS dovrebbe usare Marina Joyce, tra l'altro, che cioè non era neanche poi così tanto conosciuta su YouTube, per che fini? Cioè a che pro? Dopodiché hanno detto è vittima della violenza del suo ragazzo, perché in alcuni video si è visto che ha lividi sulle braccia, sulle gambe. In ogni caso, cioè, questa ragazza vive con i suoi genitori a quanto pare, quindi fatemi capire, anche i genitori starebbero al fatto che il figlio tiene ostaggio la figlia in casa loro? Cioè ragazzi, veramente certe cose, certe teorie, certe supposizioni sono fondate sul niente. Io la prima volta che ho guardato un video di questa ragazza, che sarebbe il video che tutti quanti hanno visto, quello in cui mostra quel vestito rosa e altri tipi di vestiti, quel video in cui si vede un dito apparire dal lato della videocamera eccetera, quel video in cui lei sussurrerebbe un presunto help me, la primissima cosa che mi è venuta in mente, anche se appunto io non è che sono stata lì in maniera morbosa a guardare altri video per cercare di dare fondamento
detto la cosa che ho pensato. No, la prima cosa, l'unica cosa che ho pensato guardando quel video lì è stata: secondo me questa ragazza ha qualche problema mentale legato a qualche motivo, che siano droghe, che siano farmaci o che sia una vera e propria malattia mentale. Quella è la prima e unica cosa che io ho pensato su Marina Joyce. Quando infatti ho letto che queste persone dicevano no, lei è tenuta in ostaggio, aiutiamola, hanno creato l'hashtag Save Marina Joyce, insomma è successo un casino nazionale quasi, ci sono rimasta un pochino di sasso, perché vi ripeto, cioè io penso che quando non si hanno abbastanza informazioni su una questione non ci si può azzardare a formulare teorie, ragazzi, perché cioè effettivamente chi può sapere in realtà qual è il reale problema che affligge questa ragazza? Nessuno. Possono saperlo soltanto quelle persone che vivono la realtà insieme a Marina Joyce, cioè i suoi genitori, i suoi amici, eccetera. Io dico, ragazzi, questa questione ha rotto le palle, perché effettivamente, cioè, basta fare supposizioni. Io penso proprio che questa questione abbia raggiunto il limite della sopportazione, perché Marina Joyce di qua, Marina Joyce di là, è successo questo, è successo quello, e hanno addirittura avvisato la polizia, che poteva anche starci tra virgolette, però ripeto, il dire alla polizia andate a controllare è comunque stato basato su supposizioni che non hanno alcuna base reale. Infatti la polizia a quanto pare è stata a casa sua, hanno controllato, hanno detto che è tutto a posto, che Marina Joyce apparentemente sta bene, che non c'era alcuna situazione strana in quella casa. Quindi dopo io non mi sono ulteriormente informata, ragazzi, perché sinceramente poco mi interessa. Poi a quanto pare, mi sembra di aver letto in giro, è stato dichiarato dalla madre, Marina Joyce sembra avere una malattia mentale, a quanto pare la ragazza è schizofrenica. Mi chiedo io perché a questo punto continuare a stare lì a insistere su questo argomento. La ragazza molto probabilmente ha problemi suoi, ragazzi, sono problemi suoi, smettetela di essere dannatamente morbosi. Se la mamma ha dichiarato che la ragazza ha problemi di schizofrenia, ragazza ha problemi di schizofrenia, sono problemi tra l'altro molto seri. Questo che mi sembra assurdo, che la gente continui a stare in maniera morbosa, ad aspettare i suoi video, a vedere come si comporta, eccetera eccetera. Con una malattia del genere c'è poco da scherzare e c'è poco da essere morbosi, ragazzi, perché la schizofrenia è comunque una malattia molto seria, che purtroppo a livello caratteriale, a livello comportamentale, ti pregiudica molto. E quindi ecco spiegati i suoi comportamenti strani in video, il suo ripetere spesso la stessa cosa, la sua assenza, il suo sguardo vuoto, il fatto che sembri vedere cose in giro. La schizofrenia, ragazzi, purtroppo provoca anche allucinazioni, quindi probabile che questa ragazza veda cose che effettivamente non esistono. Per cui boh, cioè finita lì, basta, smettetela. Veramente tutto questo, ragazzi, ha abbastanza rotto le palle. Dopodiché ci sono anche quelli che dicono che la tipa lo abbia fatto apposta per avere successo facile in pochissimo tempo. Io non credo, perché comunque se davvero fosse così, sarebbe un'attrice da Hollywood, cioè sarebbe un'attrice davvero bravissima. In ogni caso io spero che non sia così, perché non penso ci sia tanto da scherzare su questioni del genere. Per cui spero per lei, tra virgolette, per la sua coscienza morale, che non stia fingendo, ma ripeto che io non credo proprio che sia così. Questioni a parte, questione l'ho fatto apposta per fare views facili, iscritti facili, questione a parte, Marina Joyce effettivamente è malata. Basta, basta, smettetela di stare a pressare su questa questione. Io personalmente mi sono rotta le palle, ragazzi, perché se l'arcano è stato svelato, non capisco il motivo per cui continuare a discuterne. Per cui niente, ragazzi, io ho detto la mia, aspetto i vostri pareri in commento. Se siete d'accordo con quello che ho detto, lasciate un bel like al video, mi raccomando. Per cui direi che questo video termina qui. Ricordo a tutti con la pagina di Facebook, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e guarda a tutti, ciurma la giocherina, ciao!